Intanto mi devo presentare, prima cosa. Dario Cassata, io sono un cooperatore sociale, lavoro cooperativa di inserimento lavorativo, ma anche in servizi territoriali di integrazione al lavoro, l'anello della filiera che viene dopo i passaggi che si sono detti e raccontati finora, ma anche partecipo a progetti che in qualche caso riguardano anche l'ICF a livello regionale, che qualche volta nazionale, con Italia Lavoro ci siamo incrociati più volte. Proprio su questo tema, insomma, servizi territoriali di integrazione lavorativa, strumenti quali ICF definizione di opportunità lavorative per persone con disabilità, perché poi alla fine non è che bisogna solo accompagnare le persone al lavoro, bisogna che il lavoro ci sia, perché sennò diventa difficile accompagnare qualcuno in un posto che non c'è, e nel senso che l'isola che non c'è è una bellissima immagine, ma fino ad un certo punto. Io vi vorrei raccontare qualche esperienza, a partire da servizi di integrazione lavorativa territoriali, ma anche a partire da progetti regionali. Però così, ascoltando, sentendo e ragionandoci un po' nel lungo viaggio un po' complicato per il Nevischio che ho incrociato... Da Milano. Da Milano, sì, non vengo dalla Val Gardena, da Milano. Mi sono appuntato alcune considerazioni che vi dico in maniera estremamente sintetica, un po' come slogan. Credo che sia una questione assolutamente di linguaggio, ce lo dicevamo all'inizio. Credo che sia una questione assolutamente di modello, perché poi le cose bisogna farle, e bisogna farle in un certo modo, con un modello, non solo saperle dire, cosa importante, linguaggio. Credo che sia una questione di strumenti, le cose bisogna saperle dire, bisogna saperle fare, bisogna avere gli strumenti per farle, bisogna essere strumentati di codici, di tabelle, di protocolli. Credo che sia una questione fortemente di risorse. Tutto ciò deve essere stabilmente, strutturalmente un diritto e una funzione possibile, magari se poi non messa in discussione ogni volta che c'è una legge, una finanziaria o un emendamento, meglio, perché la vita delle persone è un po' prima, è un po' sopra le leggi, le finanziarie e gli emendamenti. Quindi linguaggio, modello, strumenti e risorse. Il tutto dentro un contesto. Perché per l'appunto il concetto di sanità, di salute, il concetto di disabilità, il concetto di vita è legato ad un contesto. Oggi parliamo di questo contesto dal punto di vista produttivo, dal punto di vista del lavoro, ma credo che debba essere considerato questo contesto, il linguaggio, gli strumenti, le risorse, il lavoro dentro un contesto più ampiamente, complessivamente sociale, non intendendo per sociale l'assistenziale, ma intendendo per sociale la socialità, cioè tutto, di cui il lavoro è parte, la sanità è parte, il tempo libero, la famiglia, ok? Perché sennò cerchiamo di utilizzare strumenti complessivi, ma li mettiamo in un ambito particolare e abbiamo spostato il problema dal particolare al generale, cioè dall'induttivo al deduttivo, ma alla fine la persona resta lì, perché poi se tutti i servizi al lavoro girano attorno alla persona, ma questa persona per risolvere il problema della casa deve andare da un'altra parte e cominciare a girare ancora, forse era meglio che girava su tutto, almeno acquisiva l'abitudine. Come dire, questo è un po', vado veloce perché sennò, però poi tutte le domande che volete. La questione di linguaggio, ripeto, di modello, di strumenti, di risorse e di contesto. Produttivo, oggi questo è il focus, dentro un ambito sociale. Parliamo della vita delle persone, tutte, anche noi. Seconda considerazione, io credo che dobbiamo anche noi imparare a cogliere il significato anche un po' nascosto del linguaggio. Il fatto che l'ICF sia emanazione, non so se è il termine giusto, dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, non dobbiamo interpretarlo smentendo noi stessi. Non è una questione sanitaria, non è una questione solo sanitaria, è una questione che riguarda le persone, l'abbiamo visto adesso, dal punto di vista della loro salute, 75%, dal punto di vista delle loro relazioni, delle loro autonomie, delle loro capacità, eccetera, eccetera.
Sanità non è contrario a malattia, sanità è un contesto complessivo dentro il quale si vivono sanamente tutta una serie di cose, il lavoro, eccetera, eccetera. Sono un po' provocatorio, ma altrimenti se ve le dico in maniera schematica e basta, non restano, così almeno qualche concetto riesco a raccontarlo. È utile che sia così. Terza premessa, c'è una grande differenza, e proverò poi a raccontarvelo nel concreto, perché sennò vi riempio di chiacchiere di distintivo, tra ciò che è complicato e ciò che è complesso. Di fronte a situazioni complicate, i servizi, le normative, le sperimentazioni, le leggi regionali, le funzioni provinciali, è una cosa complicata, l'errore più grande che si può fare è cercare di semplificarlo. In realtà un modo per reggere, non leggere, questioni complicate, è rendersi conto che non siamo noi a complicarle, in realtà sono più semplicemente complesse, cioè fatte di tante cose. Se le semplifichiamo, le banalizziamo, buttiamo via dei pezzi, ci accontentiamo del 75%, che non serve, che non funziona. Certo, così è semplice, timbro 75%, quindi non è più complicato, ma non funziona. Poi diventa complicata la vita di quella persona lì. Vado più sull'esperienziale. Ciò che ci siamo detti, sentiti finora, dicevo prima, apro e chiudo. Nell'ascoltare ciò che vi racconterò in maniera confusa, tenete presente quella premessa lì, cioè la chiave di lettura, i 777, i sottotitoli della storia che vi racconto, sono proprio il linguaggio, gli strumenti, le risorse e il modello e il contesto. Allora, io vi racconto l'esperienza territoriale e una sperimentazione più regionale del passaggio successivo alla commissione. Perché certamente se una persona riuscisse, esperienza non così diffusa, ad ottenere un'attenzione come quella poco fa raccontata nell'essere valutata, letta, scritta, descritta, eccetera, eccetera, già cosa importante, ma poi viene affidata a un servizio che queste robe non le usa, bel esercizio, no? Però non serve. E allora bisogna fare anche il passaggio successivo. Quali sono gli obiettivi che ci siamo dati? Dentro una situazione che da complicata volevamo invece gestire, reggere come complessa, abbiamo cercato di costruire una governance, un governo complessivo del servizio e una capacità di realizzare e misurare un'efficacia complessiva del servizio. Servizio che è un servizio di integrazione lavorativa territoriale in tre distretti, tre ambiti territoriali nel nord-ovest della provincia di Milano che raggruppano ciascuno 150-180 mila persone. Servizi territoriali che hanno a che fare, affidati dalle amministrazioni comunali ad un'organizzazione del privato sociale, nello specifico un consorzio di imprese sociali, servizio che quindi è gestito da un consorzio di imprese sociali su incarico attraverso un processo di coprogettazione con le amministrazioni locali. Le amministrazioni locali vuol dire i bilanci comunali, vuol dire gli assistenti sociali, vuol dire tante cose, in collaborazione con le ASL, i vari dipartimenti, il SERT, il CPS, eccetera, eccetera, connesso ad un sistema economico un po' articolato, perché il nord-ovest della provincia di Milano è quello dove c'era l'Alfa Romeo e dove ci sarà l'Expo. Una governance complessiva, cioè la capacità in qualche modo di tenere insieme tutti questi attori che vi ho detto e la capacità di generare non efficienza, tanti colloqui, tante borse lavoro, tanti inserimenti che poi falliscono, ma un'efficacia. Un'attività sociale complessivamente intesa che alla fine persegue il benessere delle persone. Abbiamo usato tre fondamentalmente strumenti innovativi nella gestione di questo servizio. L'utilizzo, magari non così scientificamente esatto, dell'ICF. Utilizzo non da parte del medico legale, che viene prima, non da parte dello specialista in malattie infettive, che viene prima, ma da parte dell'educatore, dell'assistente sociale, dell'operatore dell'inserimento lavorativo che accompagna la persona. Due, un rapporto forte con le imprese, perché il lavoro ci deve anche essere.
Quindi come dire, una funzione anche professionale che non è quella dell'educatore, non è quella dell'assistente sociale, ma è quella, tra virgolette, di competenze commerciali, che legge la realtà organizzativa dell'impresa, trova il modo perché questa realtà organizzativa possa essere accogliente per la persona, ma trova il modo perché quella persona possa essere non solo inserita in maniera mirata, ma utile in quell'impresa. Perché credo che la cosa peggiore di tutte sia alla fine sentirsi pure inutili. E quindi in qualche modo rendere compatibili e reciprocamente utili, sostenibili, la persona e l'impresa. Terza cosa, il mirare, il collocamento mirato, non solo l'organizzazione dell'impresa, le caratteristiche valutate con tutta questa attenzione dell'impresa, ma anche il tipo di lavoro. Io potrei lavorare anche in un ambiente bello, accogliente, con persone con le quali dialogo bene, con dei capi attenti, sensibili, con dei colleghi intelligenti, ma se dovessi fabbricare bulloni mi verrebbe l'esaurimento. Ok? Mirato anche in questo senso. Nel 2009, questo servizio, 2009 avete presente, Lehman Brothers, anno un po' complicato, immagino che i dati del rapporto 6... che terranno conto di questi dati saranno ancora peggiori. Bene, questo servizio ha fatto lavorare su ciascuno di questi tre distretti da 80 a 100 persone. Lavorare vuol dire con contratti di assunzione a tempo indeterminato. Costo di questo servizio su tre distretti, 80 persone qua, 100 là, 92 là, costo 350.000 euro. Gli stipendi delle persone che ci lavorano. Le risorse che normalmente si usano nei vari piani regionali, provinciali, eccetera, sono infinitamente più alte. Ovviamente il piano Emergo, ho visto lì il volantino, che è il piano provinciale della provincia di Milano, lo strumento economico di accompagnamento alle persone con disabilità che viene erogato ai soggetti accreditati va dai 7, 8, 9 mila euro a persona, moltiplicatelo per 300, senza la garanzia di contratti di assunzione a tempo indeterminato finali. Nei casi di disabilità più fragile, e in provincia di Milano è così, gran parte, più della metà delle persone iscritte alla lista di collocamento mirato, più della metà hanno problemi di salute mentale grave, e quindi questa quota si raddoppia. Circa 300 persone inserite. Con i CPS, i CERT, i dipartimenti di salute mentale, i servizi territoriali, le organizzazioni di rappresentanza delle imprese, alcune imprese significative, l'ente fiera, che connettono, collaborano per avere risultati efficaci. Io credo che sia ora di finirla, di uscire da una logica rispetto alle imprese che è quella della sensibilità delle imprese. Faccio il provocatore fino in fondo, me lo permette il Presidente del Tavolo. La responsabilità sociale di impresa vera non è la filantropia, perché la fai da un'altra parte, non è il buonismo, perché lo fai da un'altra parte, ma è la mia responsabilità sociale, mia di impresa, mi fa funzionare meglio come impresa. Non butto via dei soldi perché non ho responsabilità sociale, fai una fondazione. Vi racconto un esempio. Una cooperativa sociale tipo B, appartenente a questo territorio, socia del consorzio che gestisce questi servizi, con una convenzione articolo 14 sulla quale ancora ci incontrammo con Italia Lavoro, spero sappiate cos'è, se no ve lo racconto dopo, insomma, è una convenzione che permette lo scomputo di una quota dell'obbligo purché si affidi una commessa ad una cooperativa sociale, ottenne una commessa da una grossa impresa che faceva lavorare due persone in situazioni di disabilità, grave, oltre l'80%, non mi ricordo più. Bene, questa impresa dopo un anno doveva fare una gara d'appalto, una multinazionale tedesca. Io ho da fare questo servizio, anche complicato, la gestione informatizzata dei magazzini. Vuoi partecipare alla gara? Mi sono trovato bene con quelle due persone. Questa cooperativa vinse la gara. Qualità, prezzo, nient'altro. Competitor erano società di multiservizi, global service.
Adesso lì lavorano 28 persone, di cui 14 disabilità, svantaggiate, ok, a scomputo di niente, semplicemente il servizio è migliore di quelli che hanno fatto l'altra offerta e costa un po' meno perché c'è un'organizzazione diversa. Questa è responsabilità sociale di impresa vera, secondo me. Non che alla fine ti regalo 1000 euro alla fine dell'anno e faccio il convegno su questo. Ecco, io credo che si debba uscire dalla logica che questa roba qui non è sostenibile, non è conveniente. Anche per le imprese. È sostenibile e conveniente per le imprese, per le persone, per i servizi, per le amministrazioni locali, per il bene comune, se gestita bene, se condotta bene, se governata bene, se ci si rende conto con un linguaggio comune che siamo tutti persone, che il contesto aiuta molto, per cui se io nell'impresa creo le condizioni lavorative perché le cose funzionino, poi funzionano davvero, la persona rende. Questa sperimentazione che noi abbiamo, sperimentazione, è un servizio che noi gestiamo da anni in questo territorio, è diventato un caso di studio in Regione Lombardia. Non sto a raccontarvi come funziona in Regione Lombardia, naturalmente funziona in maniera assolutamente diversa da come l'abbiamo vista prima. In Regione Lombardia ci sono almeno 3 canali che gestiscono e erogano servizi per l'integrazione lavorativa per le persone con disabilità. C'è il canale dei servizi territoriali, il servizio territoriale di cui parlavo prima, di cui normalmente sono titolari le amministrazioni locali, i comuni, di solito raggruppati in distretti, eccetera, affidato a, una volta era l'ASL, qualcuno se lo gestisce da solo, qualcuno lo affida a realtà integrate con la nostra, primo canale. Secondo canale, i piani provinciali, Emergo con fondi regionali, i fondi nazionali, legge 68 per sanzioni, oneri, multe, eccetera, esoneri, che arrivano alla regione e la regione fa i piani provinciali, con tutta una serie di linee guida, di strumenti, di bandi, eccetera. Secondo canale, questa roba qui non dialoga in automatico col servizio territoriale. Terzo canale, quello regionale, in Regione Lombardia ci sono le doti, dote lavoro, dote formazione, tra un po' il biglietto della metropolitana lo chiameranno dote metro, ma c'è anche la dote per l'integrazione lavorativa, per il lavoro e persone con disabilità, eccetera, eccetera, e non dialoga con gli altri due. Due rischi e un'opportunità. Il rischio è che se quella persona lì viene seguita da un servizio che non è capace di intercettare il dispositivo provinciale o il dispositivo regionale, questo non lo segue nessuno. Ma non è colpa sua però. Rischio opposto. Lo segue qualcuno molto sveglio, che si fa pagare dal servizio territoriale, che prende i soldi dal piano provinciale e che fa anche il progetto sulle doti. Non li incrocia nessuno questi dati. Magari poi lavorerà. Però io mi incavolo come cittadino. Il servizio viene pagato 3 volte, avete capito? Allora, il progetto regionale, a partire da questa sperimentazione territoriale che vi ho raccontato in maniera confusa, ma insomma ho cercato di comprimere un sacco di cose in poco tempo, il progetto regionale che stiamo facendo a partire da uno strumento che è l'ICF è quello di dire ci sono 3 canali, che è giusto che ci siano, c'è una regia regionale, c'è un intervento provinciale, c'è una vicinanza alle persone che può essere solo territoriale, questa cosa deve trovare una governance complessiva e una misurazione dell'efficacia complessiva. Deve trovare strumenti condivisi, congiunti. È chiaro che se la mia storia, a partire dalla commissione, arrivando ai servizi, eccetera, eccetera, è scritta in quella maniera lì, che io sia nel canale doti regionali, nel canale piano provinciale, nel canale sono sempre io. Non rischio che chi mi segue sia un somaro e non riesce a seguirmi perché non accede ai fondi, non rischio nemmeno che qualcuno su di me si faccia pagare 3 volte perché la mia cartella, chiamiamola così, la mia storia, la mia è una. Credo che l'ICF sia assolutamente fondamentale a questo punto di vista perché ha 2 caratteristiche politiche, non so come dirlo, molto importanti. Uno che la persona è persona, punto, con disabilità, con gradi di autonomia differenti e che la sua situazione varia in funzione dei suoi cambiamenti personali che abbiamo tutto e del variare del contesto. Ma la persona è persona e quindi c'è il tema lavoro, c'è il tema salute, c'è il tema calcio, c'è il tema persona. 2, che c'è un approccio assolutamente globale, abbiamo visto prima, da 75% a 75% a una valutazione molto più articolata, valutazione che sarebbe ancora più articolata se si uscisse dallo specifico della commissione, no? E quindi questo evidentemente è uno strumento che mettendo la persona al centro nel senso vero e avendo un approccio globale nel senso vero è assolutamente fondamentale a quella cosa che vi dicevo. Ci sono 3 canali, ce n'è 2, c'è il servizio che funziona, che non funziona, governance complessiva, controllo dell'efficacia complessivo.
Non sto a raccontarvi che su questa sperimentazione abbiamo sviluppato dei software, dei portali, dei modelli, ci sono, fidatevi, perché se no non usciamo più. Chiudo dicendo due robe. Questo approccio che usa l'ICF dentro una premessa che è di linguaggio comune, di strumenti condivisi, di modello di intervento partecipato da più attori e di risorse, un canale, due, tre, che comunque sono connesse su quella persona, ok, la premessa che facevo all'inizio, l'ICF dentro questa visione, dentro questa sperimentazione, secondo me presenta un grosso rischio e un'enorme opportunità. Il rischio è quello della sanitarizzazione. Ti misuro, ti valuto, ti classifico. È una questione di linguaggio, è una questione di approccio culturale, non lo so. Però non è un tema, lo dicevo all'inizio, che è solo sanitario. È un tema. Secondo rischio importante è l'accanimento, non terapeutico, accanimento sperimentale. Provincia di Milano si fa una roba, provincia di Bergamo se ne fa un'altra, qualcuno su un progetto regionale fa un software con un portale che nessuno userà mai perché finito il progetto si chiude. Insomma, troviamo, io mi viene da chiedere a Giovanna Gorini di farsi portavoce con la sua platea nazionale, troviamo il modo di prendere ciò che si è sperimentato da una parte e funziona, proprio come strumenti, da un'altra parte funziona, farli diventare patrimonio comune. Perché è assurdo che ci inventiamo tutti 3.000 software, strumenti, griglie, cioè ciò che è stato fatto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha definito uno strumento che anche in Lituania sanno leggere, e noi siamo capaci a farlo dalla provincia di Milano, quella di Bergamo, questo è un rischio. L'opportunità enorme è quello che si riesce a rendere, insomma, dire, socializzato il bisogno di benessere di una persona, socializzato nel senso complessivo che vi dicevo prima. Cioè che riguarda il lavoro, che riguarda la salute, che riguarda il tempo libero, eccetera, eccetera. I dati che vi ho dato prima, ve ne ho dati solo alcuni, potrei non darvi, ma banalmente... Ancora qualche minuto. 30 secondi. Di efficacia del servizio, di connessione dei diversi attori, di opportunità di aprire canali ulteriori, le due persone che diventano 28, che poi non entrano più nelle nostre statistiche, ma comunque entrano nella vita di quelle persone lì, credo che dimostrino che questa cosa funziona. Ci vuole uno sforzo, e chiudo, di condivisione degli strumenti, di capacità di rompere i gradini, la commissione, i servizi territoriali, i servizi al lavoro, le imprese, è una filiera unica, ci vuole la voglia di mettersi in gioco su una strada che è complicata, difficile, un po' in salita, ma estremamente gratificante, non dal punto di vista delle persone che vengono integrate, anche, ma soprattutto da parte di chi queste persone le incontra, le accoglie, le segue. Io ho incontrato pochi giorni fa al supermercato, capita, una persona che era in una situazione molto peggiore di Marco, ma molto peggiore, che faceva la spesa perché era il compleanno 80 anni di sua mamma, c'era un carrello così, gli ho detto, Marco 2, hai sbagliato? Mi fa, no, siamo in 25, ho tutti i miei compagni del liceo a cena. Io mi sono commosso. Credo che sia difficile, credo che sia un cammino in salita, ma credo che camminando si apra il cammino. Grazie.